السلام عليكم. فلنتكلم فلنعود إلى الصوتيات. Torniamo alla fonetica. Ci sono delle nozioni che per gli studenti italiani hanno molto difficoltà a assimilare. Allora, una prima domanda è: dove sta la pronuncia giusta dell'arabo? Bene, in Italia sono i corsi di dizione per chi vuole diventare attore, dove ti insegnano a dire colonna invece di colonna, ebbi invece di ebbi, quindi ebbi di scuole. Bene. In Germania è sempre il teatro, la pronuncia standard tedesco si chiama Bühnenaussprache. Aussprache vuol dire pronuncia, Bühne è la scena, il palcoscenico. Per quanto riguarda l'arabo, i detentori della pronuncia giusta sono i qurra, i lettori singolare parare, ismifare parata, che significa leggere ma anche declamare, per cui Coran, la declamazione, i lettori del Corano, che non leggono basta, cantillano. Adesso vi faccio sentire da Abdallah una bellissima versione della Fatiha, la prima sura del Corano. Assalamu alaikum, ciao a tutti, sentiamo il Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شكرا. برافو عليك. شكرا. Sì, a un orecchio occidentale suona molto strano, però bisogna abituarsi perché, come dicono i musulmani, il Corano è anche musica. Allora, questa tecnica di leggere il Corano, in arabo si chiama tajwid. Tajwid è un verbo jawo da yujawidu, la radice è sempre quello di jayi, buono, quindi tajwid. In italiano si chiama cantillazione, la cantillazione del Corano, quindi bisogna imparare, sono le scuole, e va a testo coranico tutta la musicalità, eccetera. Allora, parliamo anche della sede dell'accento tonico. In italiano è fondamentale. Abbiamo già fatto l'esempio una volta di questa parola che fuori contesto possono essere principi oppure principi. Quindi principi azzurri, ma i principi della morale. Questo può essere ancora, ma può essere anche, se c'è scritto della nave, l'ancora della nave. Non è segnato tranne nei vocabolari dove metto un accento. Bene. In arabo è fondamentale la distinzione tra vocali brevi e vocali lunghe. Per chi, i tanti che hanno fatto latino, saprete che esiste anche il latino. Quindi palus, genitivo paludis, quello che ha dato palude, è breve. Mentre palus ha dato palo, il palo. Mentre populus indica un albero, che è diventato in italiano pioppo, mentre populus è il popolo. Però nessun professore di arabo, che io sappia, vi ha mai indotti a distinguere palus da palus, populus da populus. Allora, in arabo fare delle coppie del genere è piuttosto difficile, piuttosto rara. Per esempio, qui abbiamo cora, con la U breve, che significa palla, pallone. Cura turno, kadam, la palla del piede, è il calcio. Cura di Salla, il pallone del cestino, e il pallacanestro. E si oppone a cura, parola rara che significa un distretto. Quindi cura. Nel verbo kataba significa qua kataba, egli ha scritto. Kataba significa coma, numero due. Kataba. Qui abbiamo un altro esempio tra un verbo semplice, un verbo mujadara, in prima forma, diciamo noi, e un verbo qui di forma fa'il, terza forma per la grammatica detta in italiano.
Quindi raja significa tornare indietro, raja do ilalaiti, tornare a casa. Raja significa ripassare una lezione, un esame, eccetera. Quindi raja, qui noi tendiamo a dire si pronuncia nello stesso modo, no? Raja, raja. Bene. Ora attenzione però, dicendo rajatu, si sposta l'accento sulla seconda A. Rajatu significa sono tornato. Se devo dire ho ripassato, devo dire rajatu. Bene? Accento sempre qua, ma devo fermarmi sulla lunga. Rajatu. Ci sono dei casi in cui all'interno di una parola ci possono essere due lunghe. Per esempio, il singolare finjan significa una tazza, un bicchiere. Finjan in plurale è fanajin. Fanajin. Non devo dire fanajin oppure fanajin. Fanajin. Però in questo caso interferisce molto i dialetti. Bene? Per esempio, nel dialetto di Gerusalemme si dice finjan fanajin. Quindi si legge come deve. Fuori, nelle campagne palestinesi, dicono Fenjan, Fanajin. Quindi dipende dalle abitudini del parlante. Un altro esempio semplice è quello della fede. La fede si chiama Iman. Iman, dal verbo Anan Yukminu, Iman, la forma Ifal. Iman è anche un nome portato da diverse ragazze, che in Italia si fanno chiamare Iman. Per semplificare. In realtà serve Iman, Iman. Un altro esempio, questo è il nome di un paese che noi chiamiamo Sudan, che sta sotto o a sud dell'Egitto, che si chiama Sudan, a Sudan. Anche lì non bisogna dire a Sudan o a Sudan, a Sudan, bene? Sudan, sullo stesso ritmo di Sudai. Bene. Allora, la situazione può complicarsi quando mettono dei suffissi, va bene? Sadiqa, va bene, la lunga sta qua, quindi Sadiqa, se metto dei vocali finali dico Sadiqatun, bene. Dicendo la mia amica, Sadiqati, allora devo fare due lingue, lunghe, Sadiqati, bene, Sadiqati, e per quello è facile. Attenzione a non dire Sadiqati, vedremo significa un'altra cosa. Se è la nostra amica, diventa Sadiqatuna. Attenzione, Sadiqatuna. Bene, l'accento sta qua, ma la A deve essere breve. Non posso dire Sadiqatuna, che significa un'altra cosa. Se l'amica di voi due, diventa Sadiqatukuma. Sadiqatukuma. Adesso sentiamo il parlante. Sadiqa. صديقتي صديقة صديقتي صديقتنا صديقتكما adesso il plurale di صديقة amica e صديقات anche qui sono due lingue صديقات vuol dire le mie amiche صديقتي صديقتي bene se sono le nostre amiche صديقتنا Sadiqatuna, la nostra amica Sadiqatuna, le nostre amiche Sadiqatuna. Di voi due? Sadiqatukuma, Sadiqatukuma. Quindi, sarà come mettete la alif, così si distingue. Tayyib, yakfi li hadhihi al-habba, basta per questa pillola. Atamanna annakum qad fahimtum kulla shay'in. Spero che tutto abbiate capito tutto, che tutto sia stato chiaro. Kulla shay'in kana wadihan.